Allora, ciao, io sono Marcello Longo, sono il presidente di Slow Food Puglia dal 2018, però precedentemente nel 2000, quando ho iniziato il lavoro con Torre Guaceto, ero allora un giovane fiduciario. Tutto quello che sta accadendo, che è accaduto perché lo abbiamo voluto, ma non siamo stati da soli, perché dire che l'ho fatto io è una cosa molto grave, anche perché io è il diminutivo di Dio. Cioè, se non ci fosse stata una squadra, i nostri pescatori, il consorzio, il WWF, il comune di Brindisi, il comune di Carovigno, tutta questa gente, se non ci fosse, non avremmo fatto nulla. È stata una vittoria di squadra. Innanzitutto hanno costituito l'area marina protetta dividendola in zone A, B e C. A è una zona integrale, B è una zona dove c'è la balneazione dall'alba al tramonto, e la C dove sono state autorizzate le attività professionali come la pesca artigianale e tutte le altre cose, no? È stato in questo momento, cioè in questo periodo è stato redatto un protocollo di pesca, dal consorzio di gestione, dai ricercatori, da Slow Food, concordato con tutti i pescatori. Cioè, la cosa bella di questa area marina è che viveva anche momenti tristi, però cercato di coniugare, di coinvolgere, di far condividere le scelte anche ai pescatori. È stato molto difficile, come puoi immaginare, perché non è che un pescatore gli dici tu da domani non peschi più. Cioè, in poche parole, siamo riusciti a bloccare la pesca per 5 anni, dal 2000 al 2005. Bene, dopo 5 anni c'è stata la prima pescata ed è stata biblica, cioè le barche andavano giù quanto pesce tiravano fuori. Cioè, siamo riusciti a sviluppare la popolazione ittica del 400%. Abbiamo deciso di farli pescare una volta alla settimana. E questa è la cultura che ha portato avanti questo discorso. Loro hanno capito questo. Tra l'altro, il sistema, di pesca, rete 1000 metri lunga, 33 mm, una volta alla settimana, rete da posta. Voi quanto è importante la biodiversità, quindi nel senso il mare con le sue risorse, legato ovviamente all'attività che svolgono i vari operatori? Sì, allora, per quanto riguarda lo sviluppo della sostenibilità, noi abbiamo accertato che dopo 5 anni di fermo abbiamo valorizzato. Perciò il contributo che stiamo dando al mare noi, anche con questi presidi, è che già diamo delle regole, cioè noi usiamo una rete molto larga, perché il pesce deve vivere. Una cosa molto importante che è accaduta, è successa a Torre Cogeto, oggi arrivano nei piatti, al ristorante, pesci che non si sono mai riprodotti. Le triglie a Torre Cogeto, statisticamente accertato, si riproducono 5 volte. Okay? Cioè, noi, questo è un benessere. Stiamo facendo pescare localmente, ma stiamo contribuendo globalmente, perché quello che sta dando la pesca sostenibile di Torre Pacheco, che ha dato, è lo sviluppo. Cioè, questo è il discorso, perché sono stati microchippati questi pesci, pescati dei salaghi in particolare, sono microchip, e poi è stato accertato che questi pesci sono spostati e sono andati. Abbiamo accertato che questo tipo di pesca ha contribuito a sviluppare la biodiversità marina anche altrove. E in questa occasione della pesca sostenibile di Torre Guaceto, quello stiamo facendo, che tutti questi pescatori stanno accertando che all'inizio, io glielo dico, vi ricordate all'inizio quante me ne avete combinato? Sì, però effettivamente non ci credevamo, e no, adesso ci credo. Ma la cosa molto importante è che oggi loro sono veramente delle sentinelle. Hanno chiesto oggi, noi abbiamo 2.300 ettari di mare, hanno chiesto di allargare l'area protetta a 7.500. Cioè, questo cosa voglio dire? Che sono, ecco perché abbiamo fatto questo convegno internazionale. Loro dice, se noi usiamo buone pratiche a mare, anche dove non ci sono vincoli, riusciamo a portare un grande contributo al territorio. E quello è stato, difatti la Regione Puglia ha autorizzato proprio questo fatto qua di allargare la riserva. Mi può dire quali sono i benefici che i pescatori traggono dalla biodiversità?
Abbiamo costituito subito la comunità dei pescatori Torre Guaceto, tanti anni fa. Successivamente, diciamo, interviene il Ministero dei Trasporti e dona la prima bandiera blu per il rispetto del mare ai pescatori di Torre Guaceto, alla comunità dei pescatori. Successivamente, dopo la comunità, c'era l'esigenza, perché bisognava dare un futuro economico, per dare un futuro economico, cioè non esiste sostenibilità senza sostenibilità economica. E siamo riusciti a sviluppare questo progetto che si chiama CAP Salento, Comunità Agricoltore e Pescatore del Salento. Abbiamo fatto decollare 3 presidi sul mare in quell'occasione, che sono il presidio della piccola pesca di Torre Guaceto, il presidio della piccola pesca di Porto Cesare, il presidio della piccola pesca di Ugento e un presidio sul pomodorino di Manduria. Cioè la Fondazione del Sud ha visto proprio che c'era questa volontà di poter fare qualcosa per gli altri. Ecco, questa costruire bene comune, creare sinergie, creare economie, creare la sinergia di dare un futuro a questi pescatori, ma non solo a questi pescatori, ai figli di questi pescatori che si erano allontanati dalla pesca. Il progetto va avanti dal 2000, da quando il consorzio di gestione ha deciso di bloccare la pesca e di portare avanti questo discorso della sostenibilità del mare. Perciò dal 2000 ad oggi sono tanti anni che noi nonostante tutto siamo ancora qui con i nostri pescatori che continuano a crederci. Circa il 35% dell'area protetta è tutta convertita in via. E noi prima di morire, speriamo che vorremmo portarlo al 100% in modo integrale. Nel 2005 noi abbiamo fatto decollare il primo presidio sulla, pomodoro freschetto di Torre Guaceto, un pomodoro che era stato estinto purtroppo a una virosi. Siamo partiti con questo presidio, con questo pomodoro freschetto, perché siamo andati da alcuni contadini che avevano qualche anno e ci hanno dato questo vasetto di semi. Abbiamo portato da chi di dovere, abbiamo fatto quello che abbiamo fatto il semenzaio e abbiamo trovato le piantine. Adesso stiamo andando avanti. Adesso si produce in modo veramente molto molto importante. Ci sono 4 produttori che producono questo pomodorino, abbiamo dato un'economia veramente importante. In questa disciplina di produzione, che per un presidio come quello del mare, con le reti, qui ci sono delle regole, c'è un disciplinare che si rispetta e bisogna rispettare. Cioè, il pomodoro innanzitutto deve essere piantato come dice nella storia, c'è un disciplinare di produzione. Questa disciplina di produzione impone che ci sia la rotazione. Se io quest'anno ho messo il pomodoro in questo ettaro, l'anno successivo non posso metterlo là, devo rotare. E allora cosa abbiamo fatto? Che noi abbiamo recuperato, facendo questo, anche il grano, perché abbiamo fatto pomodoro, farro e grano. E ogni anno ruotano perché bisogna caricare il terreno. Cioè abbiamo usato semplicemente, abbiamo fatto, replicato quello che facevano i nostri nonni. Capirci, i presidi sono esempi concreti e virtuosi di un nuovo modello di agricoltura sostenibile, basata sul recupero delle sapere tradizionali, rispetto delle stagioni e benessere animale. I presidi rafforzano le economie locali e garantiscono una forte alleanza tra chi produce e chi consuma. È importante, no? Rilocalizzare la produzione, coniugando il valore economico con un modello di agricoltura sostenibile, pesca sostenibile e la consapevolezza di volerlo rigenerare attraverso i giovani e le ricette della memoria. Cioè, perché il pomodoro freschetto di Torre Guaceto, per dirne una, io lo mangiavo quando ero bambino e adesso lo sto rimangiando e lo mangeranno anche chi verrà dopo di me. E questa è una cosa che mi fa mio nonno. Questo nostro modus operandi sarà la diga in grado di arginare il disastro ambientale a Guaceto.